L'iPad ha sfondato, milioni di pezzi venduti a un ritmo vorticoso e il tablet sta diffondendo il marchio Apple a una velocità che né Mac né iPhone sono riusciti a ottenere. Come ogni oggetto di culto c'è chi lo ama e chi lo odia. E nell'era appunto dell'iPad non possono mancare quelli che ne propongono un uso veramente particolare. Infatti si diffondono sul web, YouTube in primis, video di geek più o meno giovani che con il tablet Apple fanno di tutto. La mania si è diffusa, c'è chi è svenuto prima ancora di aprire la confezione, chi l'ha subito smontato, chi ha provato a farci una tavoletta da skate e chi subito l'ha messo al centro della sua console da DJ. Alcuni svizzeri l'hanno testato a gravità zero e chi l'ha montato sul cruscotto della propria automobile. Qualcuno si è messo seriamente a studiarlo e molti l'hanno già copiato, scoprendo luci e ombre. In Giappone è finito già in sala operatoria mentre un giovane americano ha dimostrato che può riconoscere fino a 11 tocchi simultanei. Ma come avrà fatto con 10 dita sole? Ma ancor di più si diffondono i video tortura, come dicevano i vecchi samurai, tanti nemici, tanto onore. Se, come dicono gli esperti, bisognerà aspettare fino al 2012 perché il tablet diventi oggetto di massa, Steve Jobs avrà tutto il tempo per aggiungere tante nuove funzionalità al suo oggetto, magari facendosi ispirare dalla rete.